Nome. Guido. Lorenzo. Cognome. Lanzi. Iovino. Soprannome. Guido. Big Lol 88. Età. 16. 15. Altezza e peso. 1,77 m per 80 kg. 1,78 m, 80 kg anch'io. Hai fratelli, sorelle? No. Neanche io. Compagna di squadra più simpatico. Iovino. Ciuido, ciuido. Compagno di squadra più pazzo. Iovino. Marilli. Cosa ti manca di più della pallacanestro? Il giocare con gli amici. Essere allenato da Dindo. Tra i due, chi è più forte? Io. Ma io. Tra i due, chi tira meglio da tre? Io. Lui. Cosa invidi all'altro? La sua forza. Come balla, no. Il ball ending. Prova a far ridere l'altro. Ehi, brother. Vada come la fuma. Canzone preferita. Non ce l'ho. Ender Dragon by Lollotube. Ender Dragon, tanto carbo e Lollotube non ha paura, perché sanno che tu ci manco la piuma e in un altro mondo sarò la fortuna. Videogioco preferito. Rocket League. Minecraft. Colore preferito. Giallo. Arancione. Chi è più famoso su Instagram? Lui. Io. Descrivi Matteo Dindelli con tre parole. Simpatico. Simpaticissimo e forte. Simpatico, attraente, ce la mette tutta. Come vai a scuola? Bene. Alberghiero, benissimo. Dici qualcosa in francese. Baguette. Escargot. Mare o montagna? Mare. Mare. Sei fidanzato? No. Ancora è presto. Tra i due, chi è il più divertente? Lui. Io. E chi ha più successo con le ragazze? Lui. Quest'uomo. Tre aggettivi per descriverti. Simpatico. Bello, bellissimo. Simpatico, solare e sexy. Tre aggettivi per descrivere l'altro. Simpatico, simpaticissimo, bellissimo. Simpatico, bello e bravissimo a ballare. Questo è un aggettivo molto. Animale vorresti essere? Una murena. Un pupa. Ma che è? Una murena o un pupa? Ma non sapete nemmeno cos'è un pupa. Pupa. So che cos'è un pupa, lo so cos'è un pupa. Una murena o un pupa? No, un gatto, un cane, una murena o un pupa? Il mio sogno è questo. Vabbè. Anche il mio. Idolo cestistico. Jordan. Arden. Squadra del cuore.
Clippers. Rockets. Uno contro uno. Chi vince? Lui. Io se Tryhard. Esulta come se avessi segnato il canestro decisivo. La tua miglior prestazione in stagione? Contro Quarrata al ritorno. Uguale anch'io Quarrata al ritorno. Paste post allenamento o pizzata post vittoria? Paste post allenamento. Paste post allenamento. Crossover, frontale, sotto gamba o dietro schiena? Frontale. Frontale. Tre cose che ti porteresti su un'isola deserta. Una palla, cibo e un canestro. Un computer, una bella donna e una palla. Tanto calcio, quindi il cibo non mi serve. Cos'è per te la palla canestro? Uno sport meraviglioso. Uno sport che mi ha preso tanto nella vita. Il momento più assurdo quest'anno? La morte di Kobe. Oltre alla morte di Kobe, la vittoria a tavolino con Quarrata. Offendetevi. Stronzo di merda. Uè, Tremo. Fatevi un complimento a vicenda. Sei fantastico. Amore. Fai una faccia cattiva. Col sopracciglio alzato. In cui sei più paura. Lancia un messaggio. Restate a casa. Restate a casa. Prova a far ridere l'altro. Eccoci. Posso andare? Puoi andare? Certo. Lo sapevo. Certo, puoi andare. Aspetta, aspetta. Ora muoio. No, bellissimo. Ma Guido non ce la fa. Perché penso che tutti i video che fa Iovino su YouTube. Ma sei famoso Iovino? Oppure sei uno youtuber minore? Certo. Ok, perfetto. No, sono youtuber di merda, a prescindere. Okay, perfetto. non posso, chiamati. Queste interviste hanno prerogativa, ragazzi. Esulta come se avessi segnato il canestro decisivo. Cos'è? Non lo so. Cos'è? Fai una faccia cattiva. Beh. Cos'è Guido? Cos'è? Non lo so, non faccio facce cattive. Buono. Bravi. Siete stati bravi nonostante le facce cattive.